Roberto Bunting e sua moglie Elena sedevano davanti al caminetto in cui ardeva un fuocherello acceso con molta parsimonia. La stanza, per quanto la casa sorgesse in una triste e povera via di Londra, era tenuta molto pulita e di meticoloso assetto. E chiunque si fosse affacciato all'uscio di quel salotto avrebbe pensato che i coniugi Bunting offrivano un quadro veramente idilliaco della vita matrimoniale. Bunting, comodamente abbandonato nella sua poltrona, col mento accuratamente raso, aveva l'aspetto di quel che infatti era stato per molti anni, un onesto domestico di casa signorile. Sua moglie non lasciava tanto scorgere le tracce del suo passato di cameriera. Tuttavia, lo si poteva indovinare solamente osservando il suo lindo abito nero e i candidissimi polsini assieme al non meno niveo collarino che le cingeva il collo. Evidentemente, essi dovevano avere conosciuta una certa agiatezza ed essere stati orgogliosi degli arredi acquistati con tanta cura. Ogni cosa aveva un'aria di grande solidità. E non era difficile accorgersi che doveva essere stata acquistata in qualche asta di casa privata. Così, le pesanti cortine di damasco rosso che isolavano il salotto dalla nebbia di via Marylebone, pur essendo costate quasi nulla, promettevano di durare per almeno altri 30 anni, come l'ottimo tappeto di Axminster che copriva il pavimento e come la comoda poltrona da cui ora Bunting fissava il fuocherello acceso sugli alari. Alle pareti erano appese, in decorose cornici, alcune fotografie, ora piuttosto sbiadite. I ritratti dei vari signori al cui servizio i coniugi Bunting avevano trascorsi tanti anni della loro vita. E le vedute delle belle ville in cui ciascuno di essi aveva separatamente vissuto durante quei tempi di non infelice servitù. Ma quell'apparenza di benessere mascherava adesso una triste situazione ben vicina alla miseria. Essi erano giunti alla fine di ogni loro risorsa. Avevano già conosciuta la privazione del cibo ed ora stavano per conoscere anche la mancanza di combustibile. Bunting aveva dovuto rinunziare, supremo sacrificio, al suo tabacco, cosa che aveva sollevata la compassione della stessa signora Bunting, la quale comprendeva quanto quella privazione gli costasse. E tanto lo comprendeva, che qualche giorno prima, con un miracolo di economia, era riuscita a comperargli un pacchettino di Virginia, dono che aveva strappato agli occhi del marito lacrime di commozione. Una sola persona avrebbe potuto venire in loro aiuto, ed era una zia della prima moglie di Bunting. Con questa zia, vedova e agiata, viveva ora Daisy, l'unica figlia nata dal primo matrimonio dell'ex servitore. Infatti, in quegli ultimi 2 giorni, egli aveva presa la decisione di scrivere alla zia, ma se ne era trattenuto solamente poiché già prevedeva un suo quasi sicuro rifiuto netto e crudele.